Oh, welcome back to the final evening of our short streaming film festival. Tonight we bring you our last installment of short films created by UDK Sound Study students. We will begin our program with Alexander Filipiak's Spatula, followed by Decile, a work by Paolo Buatti in collaboration with Davide Luciani. Enjoy! The golden spatula has broken. I found the golden spatula. I golden spatula can be a grain of tree. The golden spatulas. I golden spatula cut heavy rock. I lifted heavy rock retrieved rotters and jewelry. I carved a spatula tree. I sat heavy rock and carved rotters and jewelry. I sat here and young and was a green tree spatula. The tree golden spatula has it. I wooed golden spatula here I am the dust here I am fixed as your the tree grew golden spatula fun. They dragged the deep golden spatula. I will return spatula. Spatula by Alexander Filipiak. Made in Berlin. Germany, in November 2020. The first part. This film contains below audio, use headphones. The English language is an amalgamation of linguistic influences from ancient to the developed West European languages. Under the constant observation and external influence of various Germanic peoples, the residents of the Republic of the Monarchic and Fernandina characteristics of the language and language into contact with the community. Most of the particularities of old English were later standardized and lived during the Middle English period and later to larger and larger areas in modern English. Resulting in a language that is highly isolating and analytical. Updated genomic processes. Intermission. The golden spatula has broken. I found the golden spatula. I golden spatula can be a grain of tree. The golden spatula. I golden spatula cut hair and rock. I lifted hair and rock and retrieved the golden spatula. I carved a spatula tree. I sat hair and rock and carved golden spatula. I sat heavy and long with my hands and green the tree spatula. The tree golden spatula has it. I hooded golden spatula heavy and rock. The dust heavy and rock if it fell to jewel. The tree grew golden spatula fun. They dragged the main golden spatula. I will return spatula. By the English in England during the medieval period. The language of the old men referred to West German and Norman language as well as Irish. The dominant language of the neighboring Ireland. The Norman runic writing system adapted at Utility for English writing, both in the German and vernacular contexts.
It is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Intermission. The golden spatula has broken. I found the golden spatula. I golden spatula can hear a living tree. The golden spatula. I golden spatula cut hair I walk. I lifted hair I rock the golden spatula. I lifted the spatula. I lifted the spatula. I lifted the golden spatula. I Modern English is highly isolating and utilizes very little meaning using inflections. This, however, was not the case for Old English, which was more synthetic in nature. Agglutination can result in a lot of grammatical complexity and unintelligibility to non-native speakers. Hence, a theory for this appearance of this characteristic from English stems from the country as a history and invasion. English speakers adapted their language in order to communicate with speakers of Old Irish and Old Norse. Language which exhibited this in the IRS of the 1930s. The children of these adapters are actually our modern equivalents of immensely eventually resulting linguistic characteristics from both languages in today's unified language. Many languages in Europe are still highly agglutinative. These characteristics can be prominently observed in Georgian, Turkish and Ural languages like Finnish and Hungarian. Intermission. The golden spatula has broken. I found the golden spatula. I golden spatula can hear a living tree. The golden spatula. I golden spatula cut hair I walk.
Partiamo dal presupposto che Acquasanta ha 54 frazioni, 700 km di strade interne, 105 km quadrati di estensione. La frazione più lontana è a circa 40 minuti di jeep, quindi di un mezzo 4x4. In condizioni normali, ottimali, con la neve abbiamo impiegato 5 o 6 giorni per raggiungerla, motivo per il quale è dovuto intervenire l'elicottero. Per via delle scosse precedenti al 18 gennaio, quindi del 30 ottobre, del 26 ottobre e del 24 agosto, parte delle strade erano chiuse perché in situazione di pericolo per via di massi già distaccati e in procinto di distacco, che appunto gravavano sulla sicurezza delle strade.
però i paesi erano popolati, c'era tanta gente, c'era qui ogni famiglia, 6-7 persone, stava in bestiame, quindi oggi è finito tutto, è finito. La gioventù oggi. Vedete queste belle montagne qua, tutte belle, tutte coltivate, qua tutta la boscaglia, finito tutto. Prima del terremoto eravamo 15, non c'è sta più nessuno, solo in 5 siamo rimasti. Ma io ricordo una volta, era ragazzino, ero, doveva avere 6-7 anni, ma è fatta talmente forte che siamo andati a tutti i paesi. C'erano i mucchi, quelli della paglia, quando si è batte il grano, no? Avevano fatto le grotte, andavano lì sotto a dormire. E io ricordo con papà, mamma, tutti quanti noi, su una grotta, che c'era il fieno, c'era la paglia lì. Poi mio padre è stato 3-4 notti, e ha detto, ma perché? Voi state qui un'ora da calma. Cascava certo pari carragilli, come così. Alla notte che ho detto le fiocche così in darò. Per 3 giorni e per 3 notti, senza fermarsi un momento di nevica. E non si è visto mai la neve, vedeva come andava, come andava. I piante, se fosse visto queste piante, vedi che sta tutta lena che rotta la neve. Non sono fatta una sera la nostra casa, mi ero portato con parte. Mi aiuta a fare. Allora, i piante sembrano tutte così, va tutto legno, tutto pieno di neve, ne trate, manca un filo d'aria. La neve poi a fiocca così grossa, come cascava, un po' pesante, pesante questa neve, che tu ne facevi a camminare per sfangarla. A luce, per fortuna, a luce là, io sto sotto, al primo piano, io sotto. E la sorella, a nora mia, sta su sopra. A quella non tenia luce. E io in mezzo stavo al luco di luce, eppure. C'era rimasta a stucco di luce. Quando si è venuta questa neve, siamo in 3 femmine che stavamo là dentro. Non c'eravamo nessuno che ci poteva aiutare a dare una palata. Non facciamo nessuno. Oddio, Santa Vita. Tutti i quadri sopra il cammino, tutti giù per terra, tutti rotti. Thank you.
Lì è stata un po' più dura perché avevamo le frazioni isolate, circa 15 frazioni isolate, e solo dopo 4 giorni è arrivato l'esercito e siamo riusciti a trarre in salvo, assieme ai vigili del fuoco e gli elicotteri, le persone appunto che ormai erano allo stremo, sia per la fame che per la sete, oltretutto per il freddo. Thank you.
quando sono vista che era tutta arcuata, guarda, un rumore spaventoso e tutto calava io. Ho cominciato a dire, è la fine del mondo, la fine del mondo, la fine del mondo, guarda. Allora, è una quest'altra cosa. E poi che è stato il 18 gennaio, questa è stata quella che non si dimentica più. Là fuori non potevo andare, c'è stata una montagna di neve, una cosa incredibile, perché specie che tutta la neve che levavano in mezzo alla strada scansava, era tutta una parete di neve. Se volevo vedere le persone in mezzo alla strada, andavo sulla finestra del bagno, poi vedevo le persone là fuori. Allora a un certo punto, quando che mi hai fatto questo terremoto, là fuori non potevo andare, solo lì a scaline da porta e basta. A un certo punto, fa sto terremoto, stavo qua dentro, la prima, vabbè, la seconda, la terza, fuori non potevo andare, nessun posto sto. Comincia a guardare, dico, se mo si apre qua, mi scanso di qua, se si apre di qua, mi scanso di là. Guarda, è stata una cosa incredibile, quel giorno mi sono sconfortata proprio, perché la televisione sei Italia. La luce si è andata via, il telefono si è andato via, niente, morto, tutto morto. Rassegnata, dico, magari luce niente, lo metto vicino al fuoco, dormo qua e basta. Che vita fa? Perché mi ricordo i piedi ti facevi così, no? E non potevi camminare, no? E poi ti buttavi qua e là, in qua e là. Quindi erano due in una, no? Quella è stata molto pericolosa, è stata. Con quella non si è salvato niente. In due giorni sono venuti giù circa 2 metri di neve, quindi i vigili del fuoco hanno avuto le nostre problematiche, sono rimasti bloccati come noi. Il dato peggiore è che nelle frazioni dichiarate codice rosso perché erano evacuate, c'erano dei vecchi che non hanno voluto lasciare le civili abitazioni e non avendo più a seguito i figli che avevano una forza fisica diversa, sono rimasti bloccati lì, quindi siamo intervenuti noi a trarli in salvo. Tra i salvataggi più emblematici, i bambini di Valle d'Acqua, perché abbiamo impiegato circa 30 ore per arrivare lì, con un mezzo blindato dell'esercito, erano rimasti praticamente chiusi nella roulotte, in 5 persone e un cane. Oltre al pastore Alessio Camilli, anche lì 5 giorni da solo sopra una montagna e senza cibo ormai, senza acqua, a vegliare sugli animali che tra l'altro sono anche morti parte di loro. Thank you.
A casa quella nostra, la centrale, quella nuova che tengo io, faceva. Vedo il fiume, pare che si buttava io. Poi faceva la rete, su tutto, vedevo fare, mette solo paura di mettere. Poi veniva su, poi faceva così, girava. La cosa si chiama piede lama, e pratata, siccome c'è la montagna lì sotto, e che lì, assolutamente sotto, è tutta breccia e acqua. Lì erano proprio stritolate le case. Invece qui lungo la Salaria, qua giù a centrale, i danni quasi zero. Faggese poco poco, la sua avesse vena martello e tutto zona rossa, Tallagano, Valvosella, Falgiano e casa è scesa. Se ne... Comunque a Spelonga io c'è una casa e una casa della socia non ci sta perché è zona rossa. Frequenta la mia suocera mista da me, qua giù. E la casa su non ci posso andare perché una casa a fianco a me è andata sopra quella mia. Questa di qua sta appesa. Praticamente non ci fa andare su. Le bestie stava per esempio là da fiume, là dove sta la centrale, ce ne stava un paio che si era partorito, no? Frequenta non ho saputo assistere, una si è morta. No, un vitello che è nata allora, è nata proprio sul freddo, siamo morti freddo, perché noi ci siamo potuti andare a assistere, no? Si poteva andare là e praticamente non si può fare niente, perché quando la neve è tanta.
Diasilla, secola con Bavilla, chi sarà il gran dolore giudicante da quel povero peccatore, giudicante di bondromba che gli dice romba, romperà la genitura di casa sepoltura, e mi davanti al tribunale, dove ha scritto bene o male, davanti al giudice sequenza, per una colpa, dice rappresenta, chi sarà che resta assente, chi sarà che mai precura, il buon opere san giusto e san sicura, che la mente mai sta, salva l'uomo a tua bontà, salva la sant'alma di mamma e di papà, questo mondo di pietà, quelle sante vere Dio, non lo prega e non l'arriva, se non è per colpa mia, voi ci criaste, voi ci salvaste, in quelle regna santissima croce, ora fine che ci abbasta, che in cielo torneranno, con tanto in tanto affanno, ogni morte risorgeranno, quel giorno del giudizio, spaventosa e bongetuce, sta pietosa, Dio sì la lacrimosa, la che pace regola e riposa, in quelle sante paradiso, amen. What an absolute joy that was! Thank you for watching our short streaming film festival, showing films created by UDK Sound Study students, hosted by SoundsAbout. We will continue bringing you content streamed online here on Twitch and our SoundsAbout website, www.about.sounds.berlin. Thank you. Good night.